inizio anche questo incontro che, come loro hanno visto, ha al centro la presentazione del libro di Stefano Bucci, che grazie a voi abbiamo raccolto il nostro invito, sull'architettura a tante anime. Si tratta di 36 interviste che da vari punti di vista, da varie situazioni, intervengono su questo tema. Ne comprende tanti altri, però io non voglio anticipare temi, opinioni, non spetta a me introdurre, ma penso solo formulare più cordiale saluto a tutti coloro che hanno accolto ovviamente il nostro invito e sottolineare che questo è un libro di architettura molto leggibile, non è facile. Ma qui gli elementi di ordine, diciamo così, tecnico e culturale che hanno accompagnato il dibattito dell'architettura, che Stefano ha esplorato in un viaggio di 36 interviste, la prima proprio a Guido Canali, che è proprio senese, la prima intervista, senese nel senso che Guido Canali è stato, come sapete, il vincitore del concorso del riuso ancora non concluso, per dire i tempi che a volte capita di affrontare, del Santa Maria della Scala e giù fino alle, come dire, alle presenze più vivaci della discussione del dibattito contemporaneo. Dunque sarà una cosa molto interessante e l'intervista sarà condotta da Marina Gennari, che è la responsabile per queste questioni di arte e dintorni, diciamo, dell'Accademia degli Intramati, mentre l'introduzione sarà fatta dall'architetto Carlo Nepri, che è anche lui socio di questa gloriosa, diciamo così, Accademia. Ma dopo il mio saluto, che è solo un saluto di benvenuto, prende la parola Palma Pastore, è che è la vicepresidente dell'Ordine degli Architetti, con il quale ordine abbiamo intensamente collaborato per la presentazione di questo appuntamento. Prego. La ringrazio. Presidente, io vi faccio solo un brevissimo saluto e un ringraziamento da parte del Consiglio dell'Ordine e un saluto da parte del Presidente, della nostra Presidente, che per motivi, diciamo, di distribuzione di impegni istituzionali ci dividiamo i vari incontri, gli impegni culturali, formativi. Ringrazio, ci devo ringraziare tantissimo l'Accademia che ci coinvolge in queste occasioni, che sono, diciamo, occasioni, diciamo, spazi e momenti di riflessione più leggeri rispetto a quelli a cui siamo purtroppo obbligati generalmente. Ringrazio l'amica e la collega architetto Marina Gennari per l'attivo coinvolgimento su più fronti in questa sede e in altri contesti, e lascio lo spazio e ringrazio l'introduzione del collega Canonepi e Stefano Bucci per essere venuto qui assieme a presentare queste interviste che ci portano un po' a connettere con le esperienze alla luce, diciamo, sotto un'altra veste di questi nostri luminari colleghi. Un piacere. Grazie. Allora, buonasera a tutti anche da parte mia, e io passo subito la parola all'architetto Carlo Nepi, che introdurrà questo libro che per me è stato una piccola rivelazione, perché molte di queste interviste le avevo lette dalla lettura, ma messe insieme hanno acquistato tutto un altro significato anche per me. Quindi lascio la parola a Carlo. Spero mi sia consentito di stare seduto. Uno dei maggiori meriti di questo libro è di parlare di architettura evitando tutti gli stereotipi che normalmente zavorrano la saggistica del settore. Ancor più quando, come in questo caso, il libro, come si diceva da bambini, non c'ha le figure. E quindi potrebbe spingere a sconfinare e cedere in astrazioni,
ragionamenti sociologici, pensieri filosofici, addirittura metafore poetiche. Succede spesso a chi scrive di città e architettura, soprattutto se sono architetti. Infatti, io sono architetto, permetto, è un merito. È un merito in questo caso. Questo libro è esente da tutto ciò e il merito va esattamente, come diceva Stefano Bucci, che oltre ad essere un brillante, informatissimo giornalista, capace sempre di cogliere il punto fondamentale e sensibile delle questioni, e mi pare strutturalmente allergico all'utilizzo di formule gergali e di tutto quell'apparato definitorio che implacabilmente riempie i saggi e articoli di libri e riviste per gli addetti ai lavori. Il libro si propone in forma di antologia e raccoglie le interviste che Bucci ha fatto negli ultimi 20 anni a 36 architetti, le ha fatte per il Corriere della Sera e il supplemento settimanale della Lettura. Si tratta nella maggior parte dei casi di premi Pritzker, che lo sappiamo sono il Nobel dell'architettura, e sono rappresentati da una buona parte, non tutti, ma una buona parte dei premiati degli anni 2000 e da alcuni curatori della Biennale di Architettura di Venezia. In qualche caso si tratta di architetti che hanno ricoperto ambedue ruoli. E ci muoviamo quindi nell'empireo dei grandi, certamente dei famosi, in ogni caso di architetti che praticano e producono grandi e importanti architetture. Dalla struttura del volume, da come è costruito, emerge la volontà dell'autore di tracciare un perimetro costituito da queste personalità, entro il quale mettere a confronto quelle che con felice espressione ha definito le tante anime dell'architettura. Il fatto che i testi delle conversazioni non siano collocati da Bucci in successione cronologica, ma secondo l'ordine alfabetico degli architetti incontrati, chiarisce abbastanza già quale sia la sua visione del mondo dell'architettura e attraverso quali lenti egli intenda raccontarcelo. Sostanzialmente lo fa attraverso la visione e le intenzioni di quei progettisti che hanno dominato la scena architettonica in questo scorcio di secolo. Sono coloro che, raccogliendo il testimone dalle generazioni dei maestri precedenti, hanno a loro volta aperto scenari e nuovi percorsi di ricerca, in qualche caso rimanendo nel solco dei principi e dei valori del movimento moderno, in altri casi spingendo la loro ricerca verso vie più dirompenti, più innovative, rese possibili anche dalla grande rivoluzione tecnologica nel campo digitale che ha consentito di realizzare architetture assolutamente strabilianti, prima difficili anche da concepire. È aumentato in modo esponenziale il grado di spettacolarizzazione dell'architettura, ma parallelamente si è rafforzato anche il fronte della responsabilità verso i grandi problemi del pianeta, dalle questioni del consumo di energia e di risorse rinnovabili alla crescita di sensibilità verso le situazioni più gravi di povertà e degrado sociale di comunità abbandonate e dimenticate, comunque fuori da ogni beneficio civile ed economico. E vengono fuori da testimonianze in questo stesso libro, e sono il caso di comunità suburbane di tante aree difficili, al limite del disperato, dell'Africa e dell'America Latina. Non deve essere sottovalutata nell'economia del libro quella paginetta di presentazione dell'intervistato che precede la riproposizione del testo già pubblicato magari anni prima sul quotidiano sul suo supplemento settimanale. In essa infatti Bucci anticipa sinteticamente ciò che troveremo nell'intervista, ma vi aggiunge alcune note di contestualizzazione storica e alcune citazioni che accrescono la densità di quanto emerge poi dalla conversazione e la riallinea, diciamo, anche dal punto di vista cronologico, temporale. La lettura in continuità di queste pagine introduttive alla fine compone parallelamente ai testi che erano già stati pubblicati sui giornali un mosaico che restituisce
con notevole nitidezza il quadro più che variegato dell'architettura contemporanea. Le anime dell'architettura evocate dal titolo sono in realtà le anime e i caratteri e le sensibilità degli architetti che Bucci ha incontrato, attraverso cui riusciamo a focalizzare le intenzioni, i pensieri di fondo, i retroterra culturali, che sono una parte fondamentale delle ragioni che determinano alla fine il carattere anche dell'architettura. Dall'altro, Stefano Bucci, nel trattare i ritratti di coloro che ha incontrato e intervistato, non manca di inserire, da grande giornalista, alcune osservazioni, da cronista direi, che arricchiscono il lato umano e caratterizzano la persona prima ancora dell'architetto. Per fare alcuni esempi, la maestosa ma anche spigolosa Zahid, diciamo spigolosa, spigolosa molto, che si presenta vestita con un abito che pare una corazza, un abito nero, con bellissime scarpe Arlecchino made in Italy e seguita da un premuroso assistente armato di cappuccino. Freddo però, Era inevitabile. Oppure la tranquillità metodica di Raphael Moneo, che io considero forse il più grande architetto del Novecento, della fine perlomeno degli anni del Novecento, del secolo scorso, che ogni mattina esce di casa alle 9 e raggiunge il suo studio dove rimane fino a sera. Poi, una volta al mese, vola a Harvard, dove insegna e dove per anni ha diretto il Dipartimento di Architettura. Oppure Niemeyer, che si è concentrato tutta la vita sulle forme del corpo femminile, dalle quali ha tratto grande ispirazione per la sua architettura, e forse non solo, e dichiara con la massima innocenza e semplicità: ho deciso di avere solo 60 anni, perché se ne avessi quasi 100, e ne aveva quasi 100, vorrebbe dire che sarei già morto. E ancora Richard Rogers, alto e elegante, vestito di bianco, seppure con sfiziosi calzini verde chiaro, che sembra coniugare alla perfezione il tratto aristocratico inglese con una certa snobberia molto italiana, o meglio molto fiorentina, visto che proprio a Firenze l'architetto era nato. E anche le Grafton Architect, Yvonne Farrell e Sally McNamara, con loro Bucci rinnova un rito già sperimentato con David Hockney, porta cioè un vassoio di dolcetti presi nella pasticceria milanese preferita, la Viscontea, per addolcire quella conversazione nata per anticipare i temi della Biennale di Venezia da loro curata nel 2018. Aggiungo una mia considerazione su quei due architetti che ho trovato adorabili. Cioè una bionda e una bruna per distinguerle quasi, così lontane dal look dell'archistar. Però con gli assistenti durissime. Sì, no, ma infatti. Gentilissime. Cioè, no? Lontane dal look dell'archistar, per dire, non è Odile Deck, come dico, non sono di quel tipo. E dall'apparenza sono miti casalinghe, che se fossero state ritratte dal grande caricaturista Saint-Pé, l'avrebbe ridisegnate con i bigodini in testa e con le sporte della spesa. In realtà si tratta di due architette straordinarie che guidano uno studio a Dublino che sforna architetture internazionali di grandissima qualità e complessità. Cosa si ricava da questo libro circa lo stato dell'arte dell'architettura internazionale? Un panorama estremamente variegato, che viaggia su molti fronti e rispecchia, come d'altronde è normale che sia, le tante realtà storiche, politiche, sociali, dei contesti nei quali viene praticata questa architettura e realizzata. Alcune esperienze sono di particolare interesse perché riguardano situazioni e comunità urbane segnate dal sottosviluppo, dalla povertà, dal degrado sociale. Alejandro Ravena, architetto cileno, ha concentrato la sua attenzione sul progetto in architettura inteso come strumento di mitigazione degli effetti degradanti prodotti dalla miseria, dall'emarginazione sociale, dalla mancanza di accesso ad ogni forma di convivenza civile. È particolarmente indicativo che egli sia riuscito ad emergere nel panorama mondiale occupandosi di questi problemi, che raramente raggiungono le riviste patinate dell'architettura.
Ma questo è il segno che stanno velocemente cambiando tanti parametri di giudizio e che sta crescendo con una certa intensità il senso di responsabilità verso le questioni climatiche, energetiche e sociali. In ogni caso l'architettura di Aravena esprime grande qualità, grande attenzione per gli spazi, soprattutto per quelli comuni, e per i dettagli della costruzione, anche nella ristrettezza dei mezzi e nella semplicità delle forme architettoniche. La forma, egli dice, è importante e altrettanto importante è lo stile, ma l'architettura deve dare prima di tutto risposte ai problemi delle persone, soprattutto di chi è meno fortunato. Anche Farrell e McNamara, pur praticando contesti più ricchi e meno degradati, propugnano un'idea di architettura che trovi le sue ragioni nelle necessità più profonde della società, nella soddisfazione soprattutto dei bisogni legati al fare comunità, e in questo senso identificano nei sentimenti di generosità e umiltà le maggiori virtù che dovrebbero essere espresse dall'architettura contemporanea. Fare comunità, dicono, richiede pazienza, comprensione, apertura mentale, combinati alla capacità di intervenire con un nuovo ingrediente, l'architettura. Loro sono le due progettiste della nuova Bocconi di Milano, un'architettura notevolissima che hanno inteso anche come un buon esempio di free space, spazi e strutture utilizzabili cioè sia da cittadini che dagli studenti. E questo grazie soprattutto ad una committenza illuminata, quella della Bocconi, che costituisce sempre la committenza, l'altra forza in campo necessaria al raggiungimento di un buon risultato in architettura. Rimaniamo alla Bocconi per registrare un'altra nuova e bella architettura realizzata dallo studio Sana, team giapponese guidato da Kazuyo Sejima e Nishizawa, esponenti della corrente più radicalmente minimalista, che si esprime con un linguaggio di rigorosa pulizia attraverso forme e strutture di massima semplicità, ma proprio per questo capaci di entrare in dialogo con tutti i contesti urbani preesistenti, anche più storicizzati. Il libro contiene, tra le molte altre cose, le testimonianze di tre tra gli architetti che più hanno sorpreso negli ultimi decenni per avere proposto spazialità e soluzioni morfologiche mai viste prima, e sono Frank Gehry, Zadid e Daniel Libeskind. Nelle manie classificatorie che colpiscono tutte le arti, e quindi a chi mancherebbe altro l'architettura, vengono infilati tutti nell'ismo decostruttivista, anche se le differenze tra loro sono notevoli e non di superficie. L'occasione di intervistare Libeskind è colta da Bucci durante uno dei suoi passaggi di Libeskind a Milano per il cantiere del City Life, dove ha realizzato con Isozaki e Hadid uno dei tre grattacieli, e francamente non tra le sue opere più significative. Libeskind è in realtà l'autore di una delle architetture che a mio parere segneranno la storia di questo secolo, il Museo Ebraico di Berlino, che lascia un'impronta indelebile in chiunque l'abbia visitato, non tanto e non soltanto per la forma non comune, che pure quando si è rivelata più di 20 anni fa sfuggiva ad ogni canone estetico in quanto priva della più comune armonia, un'enorme linea spezzata, incisa in ogni direzione, segnata da spigoli acuti, duri, taglienti, ricoperti da una pelle metallica di zinco-titanio, priva di ogni domesticità. E poi gli interni, inospitali e claustrofobici, ma impossibili da evitare, dotati di un magnetismo diabolico, un'architettura che non corrisponde a nessun criterio funzionale, ma mira a colpire l'immaginazione e i sentimenti di coloro che la percorrono e si trovano continuamente stretti in spazi inaccessibili, discontinui, respingenti, inframmezzati da vuoti inabitabili che testimoniano solo e volutamente lo sgomento dell'assenza e dell'annientamento. Ma la forma di questa straordinaria architettura non nasce dal caso o dal capriccio del progettista. Essa è il risultato dell'incrocio di innumerevoli linee tracciate sulla mappa di Berlino, indicanti tanti movimenti significativi per la vita degli ebrei berlinesi,
e conclusi alla fine con i trasferimenti definitivi verso il campo di sterminio. Il contenuto del museo è quasi superfluo. Lo spazio dice tutto. Racconta da solo l'orrore di quello che è accaduto e transitato da questo luogo. Tanto questa architettura è piena di pathos e capace di autoraccontarsi, quanto altre, penso soprattutto a Gehry, si pongono soprattutto l'obiettivo di sorprendere con la loro presenza spettacolare. È il caso del Guggenheim di Bilbao. È un monumento ad un colpo di genio, non solo architettonico, ma anche e soprattutto politico-amministrativo. Un'operazione che ha rovesciato completamente il senso di degrado di un'area portuale e industriale dismessa e ormai decrepita, trasformandola nel fulcro di una nuova attrazione culturale e turistica planetaria. Queste architetture poco più di 30 anni fa potevano essere da qualcuno pensate, ma non avevano possibilità di essere realizzate. Sono in parte il prodotto dell'avanzamento tecnologico e dell'apporto della strumentazione digitale alla progettazione dell'architettura. Per molti anni i disegni di Zahid sono stati osservati con curiosità, ma senza capirli. Sembravano partoriti da una mente aliena che non aveva la stessa visione del mondo degli altri architetti, e tutti pensavano che lì, allo stato di disegno, si sarebbero fermati. Non sarebbero mai diventati materia e spazio. Quando poi Adib ha costruito la piccola stazione dei pompieri della Vitra a Weil am Rhein, si è cominciato a capire qualcosa di ciò che quei disegni nascondevano. Da quel punto in poi è stato un continuo innalzare i livelli di complessità e raggiungere risultati in qualche caso davvero strabilianti. Una produzione di altissimo livello e grandissimi costi, di architetture oggetto capaci di segnare potentemente con la loro presenza il territorio e le città. In questi primi decenni del secolo abbiamo conosciuto una vera e propria impennata di architetture oggetto, depositate in ogni parte del mondo, anche le più improbabili, penso al centro culturale Aliyev a Baku di Zahid, normalmente sorte dove vi sia la massima concentrazione di capitali e di ricchezza, tant'è che a parte alcuni centri europei e qualche città americana, tutto tende a dislocarsi in Asia e negli Emirati Arabi e naturalmente in Arabia Saudita, dove il principe saudita sta impiegando trilioni di dollari nelle sue 160 chilometri, larga 200 metri. Altro è il nostro fondo. Può piacere o meno, ma è certo che per realizzare buone architetture occorrono due cose fondamentali: una committenza forte con le idee chiare, all'altezza del progetto, e i soldi, nella misura necessaria a realizzare quel progetto. Emblematico è il caso dell'Italia in questo senso, dove il problema non sembra mai essere stato quello della mancanza di soldi, in gran parte puntualmente sprecati e o rubati, ma soprattutto quello della mancanza di una committenza pubblica, spesso deficitaria, di ambizione e cultura. Aspettiamo che la Titti... spesso deficitaria di ambizione e cultura, incapace di esprimere una domanda chiara e lineare. Cosa significa una committenza motivata e naturalmente fornita di mezzi finanziari, coniugata alla buona architettura, lo racconta in questo stesso libro Tadao Ando, in una delle testimonianze tra le più attraenti e curiose, quella che racconta di un'esperienza in progress di costruzione di un insediamento diffuso basato sul forte rapporto tra l'ambiente, il paesaggio, l'arte e l'architettura. Tadao Ando è un personaggio straordinario, cioè un giapponese di Osaka, nato povero, cioè da una famiglia diciamo di bassa condizione, che ha fatto per vivere il pugile, ha fatto il camionista. Però la sua passione era l'architettura e ha cominciato a seguirla
spontaneamente, senza studiandola, cioè senza andare a scuola, e non si è mai laureato. Ma non si è mai laureato come non si è mai laureato Le Corbusier, che scriveva nella sua carta d'identità Homme de Lettres, come non si è mai laureato Mies van der Rohe, come non si è mai laureato Frank Lloyd Wright, come non si è mai laureato Carlo Scarpa. Fa molto pensare questa circostanza. Il caso del progetto seguito da Tadao è il caso Naoshima, dove da oltre 30 anni Ando segue un programma di costruzione di museo territorio, progettando piccole architetture per esposizioni, un hotel museo e altre strutture collegate da percorsi che si diramano nella natura, creando varie promenade artistiche e architettoniche di grandissima suggestione. Uno di questi luoghi architettonici, invisibile da terra ma straordinario dall'alto, è il museo Cicciù, che significa dentro la terra, inserito nel suolo, che contiene opere di soli tre artisti, uno dei quali comunque è Monet, che presenta cinque delle sue ninfee, ed è basato questo progetto sul semplice rapporto tra le nude pareti dell'architettura, la luce naturale che le penetra e la natura che le circonda. Con la sua consueta sensibilità e finezza, Ando ha creato un piccolo universo di sensazioni, conformando la sua architettura, come sempre strettamente connessa con la natura e la luce, al punto da riuscire a smaterializzare e rendere naturali anche i muri del suo meraviglioso cemento liscio. E potremmo continuare a lungo, perché le 36 testimonianze che compongono questa antologia offrono tante altre occasioni di riflessione e curiosità. Ma questo è semmai il motivo per cui chiunque abbia interesse per l'architettura e per i suoi valori e significati, e potremmo dire per il suo mondo, può iniziare da qui il suo viaggio, da questo libro, seguendo le orme di questa pattuglia di eletti, che per poi magari deviare dal percorso e seguire anche molte altre strade interessanti di altrettanto bravi architetti. E chiudo con una domanda che faccio a Bucci, ma la faccio anche a me stesso, e è fatta da chi come me ha sempre considerato il progetto di architettura un processo di forte complessità e un punto di sintesi tra interessi diversi, spesso in conflitto, bisogni collettivi e individuali che si fronteggiano e cercano un punto di pacificazione, un campo di molte relazioni tra funzioni e persone che alla fine non possono non condizionare anche morfologicamente il prodotto architettonico. Mi chiedo allora se la tendenza alla ricerca dell'architettura griffata, dell'architettura oggetto, legittimata di per sé dal sistema mediatico e da quello che può essere considerato una delle parti dello show business, non sia un elemento di inaridimento invece di arricchimento della città, che forse hanno più bisogno di intervenire di interventi più modesti ma più diffusi, e soprattutto di una complessiva riconsiderazione, in qualche caso una radicale riconfigurazione dei tessuti urbani degradati e irrecuperabili. Non pare fuori luogo in questo senso la considerazione su quanto l'architettura possa considerarsi autonoma, in quanto puro linguaggio, o viceversa essa non debba essere, com'è, completamente immersa e dipendente dalle condizioni del contesto, siano esse politiche, sociali o ambientali. Faccio mia l'opinione critica di Gregotti, che lamenta che all'architetto ormai si chiede solo di meravigliare, di creare un'immagine la più possibile originale, allontanandoci dalla nostra storia e dalle nostre origini, delle nostre radici. La nostra città contemporanea si chiama periferia e nella maggior parte dei casi è stata costruita male, con poca attenzione e, come direbbe la Farrell, con poca generosità. Occorrerebbe iniettare dosi massicce di qualità nel nostro ambiente urbano, con buone architetture ad alto tasso culturale e sociale, per prevenire più possibile il degrado sociale che inevitabilmente segue al disfacimento dello spazio fisico della città. Non mi pare che lo stiamo facendo.
grazie. Adesso io che non sono architetto mi sento imbarazzatissimo, quello che dirò sarà sicuramente poca cosa. Rispetto a quello che mi, che, la domanda finale, posso dire che in queste 36 interviste, in questi quasi 20 anni, è molto cambiato. È cambiata l'idea, allora, è cambiata l'idea stessa con cui abbiamo iniziato questo lavoro. Abbiamo iniziato il lavoro cercando ogni volta un pretesto che fosse interessante da raccontare, quindi il pretesto era a volte il premio, ma a volte era un'architettura particolarmente d'effetto. Con gli anni, l'intervista si conclude, invece il libro si conclude con l'intervista a Leslie Locke, curatrice della Biennale, dell'ultima Biennale di Architettura, questo interesse per l'architettura d'effetto è effettivamente molto sceso. Cioè noi cerchiamo, nelle ultime interviste abbiamo quasi sempre cercato di trovare il racconto della realtà più che del singolo edificio, anche perché gli architetti, particolarmente le ultime generazioni, sono sempre meno star, cioè loro hanno, tutti questi 36 intervistati, la parola che più mi infastidiva era archistar, anche se poi erano molto compiaciuti di quando soprattutto nelle prime interviste io chiedevo ma come, cosa si prova a essere, e loro dicevano ma no, ma figuriamoci, ma si vedeva che erano molto felici di questa. Con gli anni questo è molto cambiato, anche perché più che gli singoli architetti, ormai il lavoro è fatto molto spesso di gruppi e quindi c'è meno voglia di, c'è meno necessità di apparire con un singolo progetto particolarmente d'effetto. Molto spesso adesso ci si orienta sulla periferia, su singoli interventi, anche perché spesso non ci sono più le grandi committenze. Le grandi committenze sono quelle dei paesi arabi che hanno logicamente tutto, hanno una grandissima quantità e grande territorio da, come dire, da rendere abitabile. Quindi io credo che quello che dicevi è giustissimo, nel senso che siamo passati dalle architetture di grande effetto alle architetture più rispettose, almeno in teoria. Poi un conto è il progetto, un conto è il racconto dell'architetto e un conto poi quello che avviene in realtà, perché a qualche volta, anzi in molte di queste interviste, quello che l'architetto racconta è una cosa, quello che poi si vede è un'altra. Quando Gregotti critica, io a Vittorio avevo fatto questa domanda relativa al suo intervento a Palermo, lui mi ha detto, non è colpa mia, perché io avevo progettato una periferia in un certo modo, un quartiere, se poi non ci sono state a livello istituzionale gli interventi per renderlo realmente abitabile, io non ho colpa. Quindi diciamo che c'è tutto un passaggio per cui spesso l'architetto, nella sua anima, per citare il libro, ha un'idea. Il primo passaggio, il racconto corrisponde a questa idea che lui ha dentro, poi l'atto pratico non sempre corrisponde a quello che lui voleva. Ecco. Ma questa è una questione che parte dall'unità di abitazione come tipo di problema, e in Italia poi riguarda Daneri a Genova, il Corviale, lo Zen a Palermo, eccetera. È evidente che nascono come interventi che hanno un po' utopistici, che hanno però il senso della comunità e del vivere. Il Corviale è un edificio, diciamo, che poi diventa un ghetto, perché poi diventano tutti dei ghetti, ma diventare un ghetto significa che metti tutte le persone di un certo tipo all'interno di un recinto, questo crea il ghetto. E quindi sono vere tutte e due le cose. Sì, assolutamente. Non, diciamo, è vero che l'unità d'abitazione è anche un luogo invece di abbastanza, io non so che tanto non ci vado, ma insomma è elegante. No, cioè, certo, tutto corrisponde alla perfezione dell'architettura. Perché ci stanno persone con i soldi. Ora, io sono brutale, ma no, cioè, no, no, ma è così. Se tu metti una comunità di
sottoproletari all'interno di un edificio di quel genere senza nessuna diventa un penitenziario dei peggiori, insomma, anche perché poi sono architetture che in teoria non sono così, poi cioè sono anche delle architetture teoricamente anche non dico riuscite, però insomma non così degradate come poi sono vissute, sì, perché sono vissute in un modo certamente che le rende ancora più lo stesso vale per le vene, eh? Ah, sì, assolutamente, no, ma io non sì, sì. No, ma è chiaro che c'è anche un problema di progettazione. Certo. No, perché anche per esempio quando si parlava prima città di Zadid, Spigolosa e tutto il resto, quando lei raccontava il Maxi, cioè al suo racconto sembrava, cioè, lei lo raccontava come un museo realmente riuscito. Se uno lo vede adesso, è uno spazio dove anche solo attaccare un dipinto è complicatissimo, perché è uno spazio museale molto difficile. Lei lo considerava un museo riuscito, anche se poi, secondo lei, non del tutto, però se uno attualmente, parlando con le persone che si occupano del Maxi adesso, anche realizzare una mostra è complicatissimo, perché gli spazi sono difficilissimi. Ci sono spazi dove è invivibile da un certo punto di vista, anche per gli stessi visitatori. Però da un certo punto di vista ha sanificato un territorio, un quartiere che era morto. Non c'è dubbio. Quindi diciamo quello è il centro della musica, sono riusciti a rendere rigenerato. Però ora più domande, la cosa è appassionante, nel senso Zadid è proprio, secondo me, è la più rivoluzionaria, sì, e di questi decostruttivisti è quella diciamo più intanto è la più scientifica, sì, la più legata alla matematica, non è Gehry che certo, gioca, che certo, tagliuzza con le forbici le palle di carta. Sì, sì, sì. Però l'egocentrismo di Zadid la porta a fare delle sculture, sì, straordinarie, ma assurde. Io ho visto il centro Aliyev che sì, citavo a Baku, che è una città da studiare, da studiare, senso, come fenomeno. Sì, perché c'è tutto, cioè c'è la città tutta con le sì, mura, c'è la città del colonialismo europeo quando hanno scoperto il petrolio e quindi ci sono dei viali parigini, sì, poi c'è la città sovietica e poi c'è questa astronave calata nel mezzo a un nulla, sempre vuota, perché nessuno, cioè solo un monarca come Aliyev che sta lì, Dio, che decide e ha fatto il monumento al padre e lo cura con questo esercito di persone che sta dentro, ma non c'è un visitatore perché non c'è niente. Certo, no, ma questi poi sono io Zadid la cito spesso perché allora io ho conosciuto Zadid in occasione del Pritzker, è uno degli episodi che cito sempre, mi piace ricordarlo perché lei non voleva fare questa intervista, perché lei all'epoca era a Milano di passaggio quando viene annunciato il Pritzker e io vengo mandato dal direttore a intervistarla, lei mi fa stare un'ora e mezzo fuori in attesa, vabbè quello succede, mi fa entrare con questo assistente col cappuccino e io dico beh allora cosa si prova a essere la prima donna, lei mi ha detto a questa domanda non rispondo e io ho detto vabbè allora facciamo così che l'intervista finisce qua perché io non potevo tornare e poi lei cioè l'assistente ha chiesto scusa, vabbè niente, questo era un piccolo passaggio, però la cosa che mi affascina di Zadid è in fondo questa sua scientificità, alla fine lei è anche una grande, io sono architetto quindi tanto non posso magari giudicare, è una delle persone più artisticamente anche che mi ha affascinato, perché per esempio se uno guarda i suoi disegni, guarda i suoi dipinti, lei è una pittrice fantastica e poi anche una donna, come dire, la sua intervista ricordo sempre questa malinconia perché lei era lontana da questo suo paese e lei tornava sempre con questa idea che non era andata via 6 anni, quindi le mancava proprio.
questo suo sguardo sempre molto malinconico e anche questi suoi aneddoti, perché lei, quando molti di voi forse lo sapranno già, quando lei è andata nella guerra del Mazzi, insomma, hanno dovuto andare a prenderla con una macchina nera perché lei era vestita di nero, quindi lei voleva la macchina uguale al vestito, meno male l'aveva scelto nero, quindi... E poi quando è arrivata davanti al Mazzi per l'inaugurazione c'era questa statua di uno scheletro e lei ha detto: io qui non scendo, mi dovete fare il giro e entro dalla parte posteriore, perché questo qui davanti allo scheletro io non scendo perché mi porterà male. Le ha portato male pure. Comunque, diciamo, è un personaggio affascinante, ma dietro questa sua corazza, che era non solo il vestito che la nascondeva, era un personaggio molto, anche penso architettonicamente, molto affascinante. Sì. Mi inserisco su Zahadid, su una cosa che mi ha colpito molto, perché all'inizio dell'intervista si vede appunto questo scontro, sì, e questo rifiuto, sembra, sul discorso dell'architetto donna. Certo. E uno dice: no, sto col giornalista, ha ragione, è trattato male. Poi però Zahadid dice una cosa interessantissima. Dice: forse ho compreso male, ma ciò che non comprendo è quello che avviene nella società, cioè io sono un architetto. Sì, lei fa anche tutta una serie, sì, di numeri, dice anche. Quando sono andata all'università eravamo metà donne e metà uomini. Il problema sta nella società, quindi forse non dobbiamo insistere tanto sul fatto che io sono donna, no? Sì, quindi l'ho vista come una reazione che all'inizio sembrava semplicemente era rimasta un po' male. No, ma io lo diciamo, sì, io non giustifico la mia domanda, sì, sì. Cioè, io so solo che, se faccio un discorso pratico, se io tornavo in redazione e dicevo: lei non mi ha risposto a questa domanda, mi dicevano: allora niente, mandiamo qualcun altro. Io ho detto: questa domanda non la condivido, però devo farla. Quindi capisco la sua reazione e anche per quello poi sono rimasto, perché altrimenti se davvero mi avesse fatto arrabbiare mi sarei alzato e non sarei tornato. Ma mi sono, proprio di questo, mi sono accorto che poi con gli anni non mi è stato più chiesto neanche di fare una domanda del genere, perché poi le donne intervistate non sono la maggior parte, però sono persone che hanno fatto abbastanza la storia dell'architettura. Io non mi è mai venuto in mente a Gaio Lenti, quando l'ho intervistata per il suo compleanno, di chiederle cosa vuol dire essere architetto donna, perché mi avrebbe tirato qualcosa dietro, giustamente. Ma lo stesso vale per Sejima, vale per la Farrell e la sua sorta. Cioè, è una domanda che valeva in quel momento, sì, sempre meno, diciamo. Che poi è sempre meno interessante, perché ormai ci siamo resi conto che, come dicevi giustamente, il problema non sono tanto le architette donna o uomo, è la società che per un certo periodo di tempo quello possono avere delle difficoltà che le portano più lontano. E logicamente, quando poi l'ultima intervistata, questa Leslie Locke, lei questo problema proprio lo sente molto, ma lo lega, poi lei fa un discorso legato a tutta una serie di minoranze, quindi diciamo in lei poi si conclude questa visione, cioè con lei si rende finalmente conto che c'è consapevolezza che ci sono degli ostacoli. Al momento di Zahadid, anch'io mi sono un po' vergognato, però che dovevo fare? Il direttore mi ha rimandato da casa, era meglio di no. Allora, su questo episodio c'è una cosa che mi ha colpito molto del libro, che ho anche detto prima a Stefano Mucci, è la sua capacità di entrare comunque, in qualche modo, non so come, in sintonia con questi personaggi. Perché anche se ha ricevuto un rifiuto, però poi dopo riesce comunque a trovare una chiave. Con Zahadid è stata il suo paese natale, sì, infatti si capisce che lei si apre. Sì, era proprio molto... E anche in tante altre interviste, sia anche con Tadawan, quando Tadawan lo mette avanti, e lì forse anche un po' di sua vanità. Il fatto di essere un uomo straordinario,
dorme, che vanno a studiare. Sì. Sì, sì. No, quello è perfettamente ragione, nel senso che un po' questa, cioè, la maggior parte di queste interviste, anzi diciamo quasi tutte, nascono, cioè, nascono magari molto prima ma per molti di loro l'avvicinamento è complicatissimo perché hanno tutto uno staff che ti blocca costantemente, ha sempre un primo segretario, poi ce n'è subito un altro, poi c'è l'ultimo assistente e l'ultimo assistente ha in mano la possibilità di dire sì o no. E quando ho intervistato Gary, questa Sabina, si chiama all'epoca, probabilmente se ne sarà andata adesso, non lo so, l'ho tormentata per 3 mesi, questa non ne potevo, francamente credo che mi avrebbe uscito se avessi avuto la possibilità. Poi poco prima, un sabato, mi chiama e dice: guardi, l'architetto ha detto che può intervistarla se lei domani, no, fra 2 giorni lo raggiunge a Los Angeles. Io sono andato perché a quel punto non potevo dirgli no, e quando sono arrivato lui mi ha detto: e adesso di cosa parliamo? Faccia lei qualcosa, inventiamoci qualcosa. E secondo me questo è un po', come si diceva prima, l'elemento che mi ha molto aiutato, il fatto di non essere architetto. Per cui io mi piaceva raccontare, mi è sempre piaciuto raccontare le persone, e quindi poi non avendo i mezzi tecnici non potevo poi infilarmi, non avevo la possibilità di infilarmi in tecnicismi, in discorsi che magari loro avrebbero apprezzato ma io non avrei capito, quindi ho cercato subito di raccontare, ho preso come spunto l'architettura o il premio che avevano vinto, il progetto che avevano fatto, per poi farmi raccontare un po' come nasceva, non dico umanamente, ma insomma come, da cosa era nato questo progetto. Poi molte di queste interviste sono state seguite poi da polemiche, per cui davanti a certe affermazioni ci sono state altre che hanno detto: ma no, non è vero perché lui è così. In realtà questo libro è il racconto di tanti incontri di un architetto che ama l'architettura, perché avrei voluto forse fare architetto, come dico nell'introduzione, forse per quello non lo so, ma lapsus è detto. Hai avuto un lapsus, hai detto di un architetto che ama l'architettura. Un giornalista, forse il lapsus è proprio quello. Ma poi alla fine in queste 36 interviste ne mancano varie, perché sono quelle che invece non sono riuscite, e per cui anche questo è. Cioè, con questi personaggi in realtà io sono riuscito a entrare in contatto. Manca ad esempio Foster, con cui l'intervista è stata proprio andata male, nel senso che lui si è posto subito con grande difficoltà, poi aveva fretta, poi aveva la seconda moglie che l'aspettava, poi c'era la terza, cioè è tutto un casino, scusate la parola, che poi ho detto vabbè, allora l'intervista è venuta proprio male, e quindi poi mancano quelli che non ho potuto fare, Pei l'avrei voluto veramente fare, anche lì l'ho tormentato tantissimo, lui era già molto malato, mi rispondeva sempre questo assistente che a un certo punto mi ha mandato 10 righe che aveva scritto l'architetto e che però non avrei potuto mettere non era un'intervista. Poi dopo poco è mancato, manca logicamente Rossi, avrei voluto intervistare Aldo Rossi, sarebbe stato. Ma Ezio Pedemerocio qua. Sì, ma non me l'hanno data. Perché anche Zunto non me l'ha data, quindi perché diciamo che raccontato così sembra che tutti quando li chiamano mi dicano sì, non è sempre così, cioè qualcuno mi ha detto pure di no, insomma, ecco, di uno. Però diciamo quelli che più mi interessavano ci sono tutti, insomma, intervistare Isozaki, siccome si parlava di architettura e la difficoltà di fare architettura in Italia è affascinante, è stato perché lui il grande tormento era questa della benzina, questa intervista fatta a Bologna, perché lui aveva fatto un progetto a Bologna, anche lì la domanda sulla benzina ci doveva essere, se no perché andava anche lì. E lui veramente non si è arrabbiato in modo da giapponese, quindi diciamo
grande calma, però era molto arrabbiato e continuava questo argomento. Prima mi ha detto non rispondeva, poi ha cominciato a dire, ha fatto tutto un discorso in cui lui si sentiva comunque, il progetto c'era, lui voleva farlo, non lo faranno, no. Anche perché poi credo, e adesso poi non lo faranno, ma il progetto lui l'ha fatto, quindi penso che andrà pagato forse questo progetto, non lo so, io ma è morto. Ma c'è lo studio, lo pagheranno loro, non lo so, perché poi su questo certi architetti sono molto, molto sensibili sui progetti mancati, Gregotti questa cosa dello Zen, ma anche altre cose, lui continuava a dire io ho fatto tanti progetti, non ne ho fatti quanti, e citava subito un'altra persona, un altro architetto, e ne aveva fatti di più. Perché sono vissuti come fallimenti. Sono vissuti come fallimenti. Lui è proprio anche Gregotti quando parlava si parlava anche lui della pensilina, diceva il progetto. Per Isozaki penso che sia incomprensibile il fatto di un progetto che ha avuto tutte le approvazioni e che poi non viene mandato avanti perché c'è chi si oppone. Sì, poi se uno pensa, pensa a dove è questo, cioè pensa a quest'area così degradata come è quell'angolo davanti al cinema. Sì. Cioè, la pensilina a me non sembra un gran progetto, no. Ma al di là di questo. Ma quello del giardino di adesso è un bel progetto. No, non l'ho visto. C'è un nuovo progetto con un giardino. Ma finisce sempre così. Sì, assolutamente. Per cui io per principio sono sempre a favore dell'architettura. Sì, assolutamente. In Italia soprattutto, perché è come la storia di Meyer alla Pacis. Allora, cioè, non è che mi piace, no, però, va bene. Però poi vedete qui anche. Però perlomeno è un'architettura. Cioè non... È un'architettura che poi permette di vedere un monumento in un modo diverso, lo puoi vedere sempre. E poi comunque è un intervento in uno spazio che comunque vive. Prima non era. Comunque vive, no? Quindi No, assolutamente, io sono d'accordissimo, in linea di massima. Ogni rifiuto è un fallimento, per cui capisco che sia molto difficoltoso parlare. Allora, una cosa, a parte il fatto che leggendo un libro viene fuori che queste interviste avvengono in luoghi più disparati, sì, è anche molto divertente, c'è un'intervista in cima, un grattacielo in costruzione, c'è nello studio privato, durante... Libeschi che dice che suonava la fisarmonica. Libeschi. Sì. La storia eccezionale. Fisarmonica, perché il pianoforte non poteva, se doveva scappare il pianoforte non poteva. Era troppo grande, perché lui era un... No, è meraviglioso. Sì. Cioè sono vite di per sé. Per questo che dico, è così bravo. No, in sintonia, proprio perché... si vedono anche delle cose che rendono molto umane questo acquistare, anche se l'opportunità che ha avuto Stefano Bucci sono straordinarie, lungo 20 anni, e anche quella acquistare o non acquistare sono progettisti che lavorano nella contemporaneità e quindi sono appunto, come dicevano in un titolo di una famosa biennale, sono come dei sismografi della realtà, di quello che avviene in una società, che sia globale o locale. E quindi sono opportunità di incontro e di conoscere che Stefano Bucci ha preso e ha colto con un'estrema curiosità. Poi sì, questo si intravede tantissimo. E ciò che è interessante con questi 20 anni è che si vede sia la permanenza di ciò che sono i fondamenti dell'architettura, sia i cambiamenti. Sì. Quindi i cambiamenti appunto anche sociali, quindi l'attenzione progressiva ora verso la società, anche se qui c'è un personaggio che manca e che è molto importante per queste cose. Giancarlo De Carlo è stato uno di quelli che mancano per necessità, che però viene anche in parte ricordato. Sì. Ecco, questo è molto interessante perché appunto si vede quanto in realtà tutti questi personaggi, qualcuno più, qualcuno meno, hanno un rigore, un'onestà e una passione verso questa professione enorme. No, alcuni
addirittura la chiamano religione. Sì, 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 ma io su quello è un altro degli elementi che un po' mi è molto piaciuto come mettere in evidenza, perché proprio per il fatto che lo racconto non da architetto, alla fine anche la scelta della scelta del titolo nasce da quest'idea, nel senso che in fondo io non do nessun giudizio estetico né tecnico, ma il racconto di quella idea di architettura è forse la cosa per cui vale la pena di leggere il libro, nel senso che è il racconto di una persona che di architettura non ne sa, però il racconto di quello che io provo davanti al racconto di Renzo Piano, che mi dice la periferia deve essere, cioè io mi immagino a quel punto una periferia in un certo modo, poi magari non sarà così, però mi è piaciuto raccontare quello che mi hanno trasmesso, che mi è arrivato, cioè nel senso l'idea di una città che in un certo modo, l'idea che Niemeyer abbia questo, cioè, ecco, un personaggio come Niemeyer che io ho intervistato quando due volte, che avevano una volta 90, cioè, stava per compiere 100 anni e quando aveva più di 103. È stato bellissimo vedere come lui lavorava con i suoi assistenti, ma è stato altrettanto bello vedere come lui a un certo punto della prima intervista ha detto: ora usciamo, e viene con me in macchina, le faccio vedere le mie architetture nella città. È stato impressionante vedere come lui aveva questo senso dell'importanza del fatto che l'architettura fosse vissuta, cioè nel senso, poi lui eravamo varie volte ci siamo fermati e ho detto no, ma qui non scenda perché adesso, cioè, anche il risultato poi su quello si può discutere, però lui era consapevole che più che vedere i disegni di un'architettura io l'avessi dovuta vedere, certo, dal vivo. E anche quello sono usata, sì. Usata più o meno bene, perché la correttura è solo questa. È solo questa, sono arrivato anche alla conclusione. L'altro aspetto, insomma, molto evidente, a parte c'è, cioè, qualche uno è un po' bugiardo, perché molto. Si presenta vanitosi e bugiardo, perché ci sono alcune cose che ricorrono in tutti questi personaggi, per esempio citazioni di architetti del passato, Brunelleschi. Sì, era la sicurezza, Pallado e Brunelleschi erano due sicurezze, per cui tranne Zavid proprio no. Rifiuta l'Italia è solo il design. Sì, ma tutti, cioè poi alcuni seriamente, alcuni si vede proprio l'amore, per esempio, di Tadalavando per il Pantheon, che per lui è la sua nascita come architetto, no? Ecco, tutti questi tratti che rendono un grande architetto, comunque una persona con una grande conoscenza, alcuni di questi sono addirittura di una cultura enorme, siamo Purini, Storiesi, ma anche altri. Ciò che mi colpisce molto è proprio vedere in questi 20 anni questo cambiamento, come suggerivi prima, da architetto a gruppo, e comunque il gruppo guidato dall'archistar del momento, comunque questi nuovi architetti star, e loro non amano questa definizione, loro si vede che proprio non l'hanno. Che hanno acquisito certe cose e non ci vogliono neanche più perdere tempo. No, infatti. E parlano assolutamente di ciò che sono le esigenze dell'attualità. Sì, sì. E questo, diciamo, che è stato in queste interviste, quello che considero un po' il momento e l'intervista di svolta è stato a Ravenna, quando lui ha curato la Biennale di Venezia e ha raccontato questa sua idea, la necessità. Lui di per sé non rifiuta l'idea di artistar, ma lo è, perché anche fisicamente si presenta, cioè, un bell'uomo, pieno, diciamo, uno stuolo di una corte di intorno fantastica, però lui in quella sua idea di architettura ha raccontato proprio l'esigenza di questi quartieri degradati, di necessità di
in fondo i modelli classici non sono più così importanti. Quello che lui era necessario era che quell'edificio che era degradato riprendesse vita e lo riprendesse anche con un intervento a volte abbastanza all'apparenza minimo, però che riusciva un po' a spostare. Si parla sempre di realtà molto complicate socialmente, perché tutta l'operazione di Ravenna è molto legata a tutta la sua realtà dell'America. Beh, l'altra operazione simile è quella di Giancarlo Mazzanti in Colombia, che praticamente intervenendo su Medellin, che è una dei prototipi delle città degradate del mondo, però sta facendo un lavoro di quel tipo, cioè inserendo architetture, cercavo di dire, inserendo architetture ad alto tasso culturale e sociale, cioè biblioteche, luoghi di incontro, eccetera, piano piano anche il tessuto sociale, non solo quello urbanistico e architettonico, riprende vita. Infatti qualche altro, non so se due biennali fa, il curatore anche del museo di Bogotà, che era stato un italiano, e il concetto è quello, cioè dover lavorare su delle realtà degradate come un museo, in uno spazio abbastanza, non degradato perché magari non è la parola giusta, però comunque complicato, cioè anche imporre un'architettura con un museo in uno spazio difficoltoso non è una bella sfida. Allora io ora prendo un tema, perché all'interno di queste conversazioni sono presenti effettivamente tutte le aree dell'architettura e anche tutte le tipologie di progetto, quindi una delle cose che forse più porta verso il contemporaneo, cioè sull'attualità, parte da Renzo Piano, il discorso della ricucitura delle periferie, ma anche sul discorso dei trasporti. Lì è proprio una fotografia che sembra un programma attuale del PNRR, sì, sulle tipologie di trasporti a scala di quartiere, di città, fra città, sì, e fra regioni. Ecco, queste cose poi si ritrovano in tanti altri architetti nuovi, e c'è appunto questo tema della città attuale. Mi ha molto colpito, e questa cosa mi incuriosisce molto, Richard Rogers, la sua visione dell'importanza di tornare dentro la città, e altri, come Kulas o altri, che vogliono andare verso la periferia, la campagna. Ma è abbastanza, cioè la visione che ha anche, diciamo, c'è tutto questo discorso del recupero che un po' li accomuna, però ognuno di loro appunto ha come dire, sceglie forse delle vie diverse, perché appunto Piano parla molto di questa ricuscitura, fra l'altro l'intervista di Piano era nata in un progetto che poi non è andato avanti perché volevamo chiedere a una serie di architetti proprio un racconto della città, infatti l'intervista di Piano era la più lunga, perché erano 6 pagine con cui volevamo aprire ogni mese la lettura, e abbiamo fatto Piano e abbiamo fatto Ravegna. Poi dopo non abbiamo trovato l'interlocutore, ci siamo fermati, però diciamo il discorso della periferia, della ricuscitura è coniugato in modo diverso a seconda dell'architetto. Quando Kulas, in realtà questa intervista viene fatta quando lui fa la mostra al Guggenheim di New York sulla campagna, e quindi lui si lascia andare a questa idea del futuro, della ricucitura, però legata proprio al discorso della campagna. E ognuno di loro, soprattutto le ultime generazioni e personaggi come Piano, la sentono molto questa idea. Piano ha anche lavorato molto sul discorso del progetto con i giovani, questo discorso della ricucitura, eccetera. Spesso ti accorgi che sono molto discorsi che teoricamente funzionano, poi all'atto pratico rimangono molto lì, perché anche il discorso di Kulas della campagna, sì, vale, ma vale nel racconto della mostra del Guggenheim, aveva senso, poi dopo riportarlo all'atto pratico. Anche Fuxas, che è stato, sì, mi,
l'ultima volta che l'ho sentito mi ha detto che lui sta sempre qua adesso. Sì. Cioè, quando è con... per lui è la campagna, la campagna sì, no, Fuxas. Sta qua giù a... sì, sì, è Civitella, no, è Castelnuovo, sì. Ha detto che adesso è diventato il suo posto preferito. Quindi... beh, lì è una cosa un po' diversa, cioè, no, è una campagna, sì, è molto... Però il suo racconto della, della, della periferia e del... cioè, se c'è un architetto che tu vedi poco idea, cioè poco legato alla campagna, forse è un po' Fuxas, però... lo racconta, cioè non gli, non gli affiderei no, le periferie, no, no, ma, no, no, però ecco, diciamo, su certe cose sono stato, certi architetti che io non ho amato, che conoscevo poco come portoghesi, poi invece il racconto di questi personaggi sono... anche lui andato nella poi questo racconto della... cioè la cosa come diceva giustamente prima, è che a volte questi architetti ti colpiscono per quello che portano veramente dentro anche di cultura, per cui una professione che a volte viene un po' penalizzata col discorso dell'appunto l'archistare, il progetto brutto, bello, sì, ma bisogna anche capire forse come il bello e il brutto forse a volte nascono da dei pensieri che sono molto più belli, da una cultura che forse non giustifica il brutto, però almeno un pensiero c'è, insomma. Sì, questo evidente. Poi se poi esteticamente lo non vale per tutti, però poi sempre nel discorso densità della città da risistemare, appunto quella, la frase a un certo punto dice, mi è divertito tantissimo questa di Richard Rogers, perché dice bisogna tassare chi va a vivere fuori. Bisogna tassare chi va a vivere fuori, quindi chi sta in centro storico, fuori dal centro storico, chi sta nel centro storico, niente tasse, fuori tasse, giusto? Ci migliorerebbe la cosa. Che è una visione che uno dice è matto, no? In realtà si associa a degli studi serissimi portati avanti dai giovani, certo, no, sulla densità dell'importanza della sostenibilità che avverrebbe molto di più nella densità di una città. Cioè, che ma su quello lui è stato uno dei personaggi che mi ha molto colpito, nel senso, a parte questa sua gentilezza e eleganza, eccetera, ma un personaggio che mi ha colpito perché è molto profondo, ecco, diciamo che in realtà di tutta questa, cioè lui l'ho intervistato quando lui vince il Pritzker dopo tanti anni dopo, e il racconto, ecco, la cosa che mi ha anche molto colpito è un racconto senza nessuna acrimonia, in realtà avrebbe potuto dire beh quando l'ha vinto piano potevo vincerlo anch'io, perché in realtà il progetto era nato assieme, e invece è stato molto... Secondo me Dillo doveva vincere Peter Rice. Sì, certo, cioè, perché lui è il terzo. No. Allora, come ha già detto Stefano Bucci, lui rimane sempre spettatore, non prende mai parte, ascolta in modo molto aperto, però non, cioè, prende come però dall'altro lato tutto quello che viene detto. Sì. Sì, diciamo, poi... sì, poi sì, c'è qualche... ma adesso detto così, no? No, ma loro si sentono... sì, no, sì, in quel senso, si sentono accettati... Possono dire qualsiasi cosa, dico, possono, no? Dire qualsiasi cosa, sì, sì. Ecco, in realtà, quali sono le visioni un po' più vicine di... sì, umanamente, anche come... Umanamente, diciamo che, mi ripeto, vabbè, Maier è stato l'architetto che per me è stato... Io invece è stato respingente. Non è stato... Io poi lo racconto sempre come una specie di... Io ero un ragazzo, insomma, un giovane giornalista che veniva dalla provincia, perché, insomma, meno male dalla provincia venivo, trasportato in questo universo a Rio, e vabbè, quello non vuol dire niente, però in questa sua casa... affacciata su Copacabana, dove lui aveva riempito con tutti questi disegni, cioè, e soprattutto l'idea che lui mi raccontasse che aveva costruito una città, è la cosa che più mi ha fatto impressione, perché dico, penso che per un architetto sia il sogno riuscire a costruire una città intera, mi aveva così tanto entusiasmato che ho detto, beh domani prendo l'aereo e vado,
E mi ha detto, guardi che non è così semplice, non è che da qui c'è una... Sì, c'è, ma non è che in un'ora ci vuole tre ore di... Cioè, un viaggio. Sono rimasto così male, ma mi aveva conquistato l'idea che lui continuasse a raccontare questa città che aveva costruito. Quindi ormai piano, con cui poi con gli anni si è stabilito anche un bel rapporto umano. E poi, se devo dire un altro incontro che mi ha fatto molta impressione, al momento non positiva, è stata Sejima, perché lei non parlava. Cioè la cosa che più mi aveva... Sono passato tre quarti d'ora dell'intervista in silenzio, perché lei... Cioè lei mi ha detto, vengo, ci troviamo al tavolino della con un cappellone di paglia e in perfetto stile giapponese lei non parlava, diceva sì, no, e dico beh, continuiamo così tutto il tempo. E poi invece piano piano ha cominciato sempre con monosillabi, poi invece che monosillabi era una frase intera, poi siamo arrivati a una frase. E questo suo mi ha colpito di lei il rigore. Poi non so se sia forse il termine giusto, ma sì, il rigore, cioè questa sua essere così precisa, rigorosa anche con se stessa alla fine, almeno questa è stata la mia impressione, per cui è un altro incontro che io ricordo con molto piacere. Diciamo. Io credo che ci siano delle corrispondenze, Sejima penso che sia un architetto nella quale c'è una perfetta corrispondenza tra ciò che fa e ciò che dice. Ciò che dice, cioè. Dice poco. Molto poco. No, ma molto giustamente, nel senso che poi invece esiste la figura dell'architetto logorroico, sì. E che normalmente si autoincensa, sì, attraverso tutta una serie di ragionamenti eccessivi che poi non corrispondono invece al prodotto e a quello che riesce a fare. Per cui diciamo è raro trovare Renzo Piano, secondo me è una di quelle persone che più si è costruito molto bene, ha avuto anche il momento in cui era, però c'è una chiarezza e onestà di fondo nella sua architettura e nel suo modo di approcciarsi, tant'è che di tutti questi grandi architetti è quello che diciamo non fa mai la stessa cosa, tutto sommato, no, anche se ha una sua cassetta di attrezzi che usa giustamente, certo, però voglio dire, tra il New Caledonia Museum e il Bayer di Basilea, cioè sono delle architetture straordinarie che nascono lì. Questa è la questione, cioè la differenza con altre, che pure di cui si parlava di Zadid, ma insomma cioè, di cui bisogna comunque ammettere la grandezza, però è che se ne fregano, scusate, totalmente del luogo, dell'ambiente, del contesto, e mettono la loro opera, quindi c'è un protagonismo e un egotismo, sì, talmente momento, e poi devono entrare, ma quella appunto fa parte delle finzioni, fa parte delle finzioni. Sì, sì. Allora faccio un'altra domanda, poi chiedo. Sì. Allora, l'altra cosa che colpisce è un riferimento di alcuni di questi grandi artisti all'importanza delle radici, della memoria, del rapporto con il passato, e non solo gli italiani. Sì, sono sempre molto... Sì. Si diceva prima, e c'è Wang Shu, che ovviamente fa una dichiarazione d'amore per Siena. Sì, certo, sì, ma sono... Cioè, a volte penso che per quanto riguarda gli italiani spesso è proprio, come dire, un considerare un dato di fatto che c'è questa storia, per cui a volte è come se l'avessero talmente incamerata che anche dirlo è come un po' superfluo. Invece per molti degli stranieri sentono anche perché è insomma una cosa, sì, molto molto importante, ma anche per Thomas Mann, che in realtà, allora, lui lo dice, però sì, lo dice appunto, lui dice Palladio, lui poi lavora in, sì, un altro
modo. In un altro modo, sì. Talmente, però questo riferimento ce lo, sì, ce lo mette spesso. Allora, c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda? Sì, prego. L'architetto e i suoi lavori, e quindi per cercare di trovare una connessione su qualche terreno, certo, o anche ovviamente il personaggio. Allora, e questo l'ha guidata nel. No, di solito sì, cioè, anche perché poi se. Sicuramente. Di solito lo diciamo, se l'intervista nasce, non c'è un motivo, un pretesto, appunto un premio o qualcosa, un edificio, di solito sì, cerco prima, io ho una specie di dizionario dell'architettura, che è quello che mi dà, come dire, un minimo di orientamento. Poi logicamente non posso fare un'intervista leggendo solo il dizionario dell'architettura. Allora, se c'è, nel caso per esempio di Gehry, ho cercato quello che aveva pubblicato in Italia, quindi cerco sempre di prepararmi con quello che io ho disponibile, diciamo, quindi i testi in italiano, oppure magari spesso per esempio quando il Pritzker di solito manda una biografia lunghissima con delle note sulle architetture, quindi diciamo arrivo sempre preparato, perché poi il problema è che io, appunto, non essendo architetto, se poi arrivo lì e non so quello che dico, è veramente preoccupante, insomma, no? Poi giustamente questo, cioè, non è mai successo durante queste 36 interviste, neanche in quelle che non sono pubblicate, che qualcuno mi abbia detto: ma cosa sta dicendo? Questo per me è stata una bella soddisfazione, nel senso che comunque le domande le ho fatte adeguatamente, diciamo. Un'altra domanda, sempre non lettrice ancora del microfono. Marina, noi altri avete letto il libro, se da questa scrittura che è postuma rispetto alle interviste fatte e raccolte in questi anni ha sicuramente rivisto e messo insieme, insomma, i racconti, come dire, ha posto attenzione nel celare oppure no le sue preferenze. Allora, no, per niente, nel senso che le interviste sono rimaste come erano, come sono state concepite. Ho cercato nella introduzione che c'è in ognuna delle interviste di contestualizzare il momento e di far capire un po', anche io credo che si capisca abbastanza bene, il mio giudizio è una parola grossa, però diciamo il mio atteggiamento, e appunto proprio per questo ho pensato che fosse giusto di elaborare non tanto l'intervista ma il racconto di quello che, del motivo per cui è stata fatta questa intervista, quindi da quello poi si capisce un po'. Le interviste sono esattamente come erano, le introduzioni raccontano un po' quella che è la mia opinione e quello che mi è rimasto di queste interviste. Ci sono altri interventi? Allora, un'ultima domanda. Eccomi. Ci saranno una nuova serie di interviste per scandagliare la contemporaneità? Che cosa succederà nei prossimi anni? Beh, allora abbiamo cominciato a pensare, sì, diciamo che allora in linea di massima vorrei fare un secondo volume, fra l'altro il libro questo sta andando abbastanza bene, quindi diciamo spero che l'editore abbia voglia di farlo. 36 sono tanti, cioè questi si fermano, sono 20 anni. Il mio problema adesso che
stavo guardando anche l'elenco, e di trovare altri 36 architetti che abbiano questo spessore contemporaneo e che abbiano soprattutto adesso, non è il discorso di qualità, però diciamo qui c'è stato un discorso di momento in cui anche c'era la figura dell'architetto che era considerata un po' questo personaggio con gli anni, come si diceva prima, e col crescere di questi studi, in fondo il personaggio da raccontare diventa forse più difficile da trovare, perché anche una delle ultime interviste a Chéret è perché lui in realtà è un personaggio, lui è una persona che si è impegnata, sta a Berlino, ha uno studio, però lui lavora molto col suo studio, cioè col suo villaggio nell'Africa, quindi diciamo non ci sono più tutte queste storie, anche perché sono storie comuni, forse bisognerà cambiare il tipo di approccio. Questi architetti testimoniano un certo modo di essere architetti che forse sta cambiando, che è già cambiato, per cui sicuramente ci sarà un altro volume sull'arte, ma questo non vale. Ci sono le altre interviste che ho fatto agli artisti che saranno. Gli architetti vedremo. Vabbè. Ringrazio tutti gli intervenuti, ringrazio l'autore, ringrazio Carlone.